Buongiorno a tutti da Enrica Maggi e benvenuti a questa nuova puntata del nostro tutorial sull'Austria. Visto che ho ricevuto diverse domande in relazione al diritto del lavoro austriaco, è proprio a questo tema che vorrei dedicare la puntata odierna. In particolare, vorrei evidenziare sin da subito che il sistema giuslavoristico austriaco è piuttosto flessibile e solitamente bene si adatta alle esigenze degli imprenditori che spesso hanno necessità di modificare il proprio numero di lavoratori subordinati in dipendenza all'andamento del mercato. Secondo il diritto austriaco, è sempre importante distinguere se chi viene assunto è un Angestellter, ossia un impiegato, oppure un Arbeiter, ossia un operaio. Tale distinzione è fondamentale, poiché dalla stessa derivano delle differenze molto rilevanti anche in relazione al licenziamento e alle dimissioni. In Austria solitamente i contratti di lavoro dipendente vengono stipulati a tempo indeterminato, visto che è piuttosto semplice esercitare il recesso dal contratto. In particolare la Kündigung, ossia il recesso, è una dichiarazione unilaterale che può essere espressa sia dal datore di lavoro sia dal dipendente e non ha bisogno di essere motivata. Se il datore di lavoro vuole licenziare un dipendente o vuole un operaio, è sufficiente che gli comunichi la cosiddetta Kündigung, con il rispetto di un determinato preavviso previsto per legge. Nel caso dei dipendenti, per esempio, il preavviso che deve rispettare il datore di lavoro è di sole 6 settimane se il contratto di lavoro è durato fino a 2 anni, di 2 mesi se il contratto è durato da 3 a 5 anni, di 3 mesi se il contratto è durato da 6 a 15 anni. In pratica, più dura il contratto di lavoro dipendente, più lungo è anche il periodo di preavviso che il datore di lavoro deve rispettare. La cosa peculiare però è che il dipendente in linea di principio non può impugnare tale tipo di licenziamento, posto che è la legge stessa a prevedere che il recesso non debba essere motivato. Si parla quindi di licenziamento ad nutum, senza necessità di motivazione. Nel caso degli operai, se il datore di lavoro vuole licenziarli, deve rispettare un periodo di preavviso che nelle aziende commerciali è di 14 giorni. Anche in questo caso il licenziamento non deve essere per nulla motivato. Secondo il diritto austriaco, in linea di principio, il lavoratore subordinato può essere licenziato addirittura durante il periodo di malattia. Vista la facilità con cui il lavoratore subordinato può essere licenziato, chiaramente la forza lavoro in Austria è molto motivata a svolgere le proprie mansioni ed è particolarmente efficiente. Per quanto concerne le ferie, in generale le stesse devono essere oggetto di accordo fra datore di lavoro e lavoratore subordinato. I giorni di ferie annuali che spettano all'impiegato e anche all'operaio variano da 25 a 30, a seconda di alcune variabili contrattuali. Se vi è interessato questo video, lasciatemi un like o condividetelo con chi potrebbe avere interesse. Nel corso della prossima puntata vi informerò su altri interessanti aspetti del diritto del lavoro austriaco e vi parlerò anche del tema dei sindacati in Austria. Cari saluti a tutti e a presto!